ringraziare sia gli amici del Movimento Radiofonico che hanno promosso e proposto questa iniziativa, sia l'amministrazione comunale che ha permesso la realizzazione. In modo particolare voglio ringraziare il dottor Mario Piscopo, della cui amicizia, mio lavoro, si può dire a giusto titolo che grazie a lui, che tante belle iniziative culturali, grazie al suo impegno, alla sua energia, stanno avendo luogo qui a Milano. Sono contento e onorato perché noi questa sera vogliamo tributare un omaggio alla memoria di un personaggio, di uno studioso, di un illustre studioso, che non è in verità nato a Maiori né è vissuto a Maiori, ma a Maiori è legato, in quanto egli è figlio di maiorese, appartiene a famiglia che ha svolto un ruolo nella storia di Maiori. Parlo del dottor Nicola Zidane. Chi è di Maiori, già dal cognome Zidane, capisce che tra il personaggio che questa sera ricordiamo e Maiori ci deve essere per forza un collegamento. Perché il cognome Zidane è conosciuto da ogni maiorese. Tutti i maiorisi certamente ricordano le ultime due donne che hanno portato il cognome Zidane, Giovanna e Anna Zidane. I più anziani ricorderanno anche il fratello, Romualdo Zidane. Oggi la famiglia Zidane non è più presente a Maiori con il cognome, ma continua ad esistere per linee femminili, anche se il cognome non è più lo stesso. È una famiglia, dicevo, che ha fatto in qualche modo la storia di Maiori, anche se non è originaria di Maiori. Secondo gli studi dell'amico Domenico Daiani, la famiglia Zidane è venuta qui a Maiori a fine 500. È una famiglia che compare, ad esempio trovo il nome Zidane già nei registri delle lettere settecentesche. Compare più di un Zidane che svolgeva la funzione di giurato serviente comunale, che era una sorta di messo comunale, al tempo stesso anche banditore, perché uno dei compiti principali di questa figura era quello di dare notizie delle convocazioni del Consiglio Comunale, che allora si chiamava Parlamento, e chiaramente questa notizia veniva data non con manifesti che non tutti erano in grado di leggere, ma a voce alta, alta e intelligibile voce, si diceva, per le pubbliche piazze, dal serviente comunale. Il cognome Zidane è registrato a Maiori anche nella forma Zidaro. È la stessa famiglia, non deve meravigliare la cosa, perché a lungo i cognomi sono stati fluttuanti, parecchi cognomi sono stati fluttuanti, soprattutto per le finali. Poi si è stabilizzata nella forma che conosciamo Zidane. In epoche a noi più recenti la famiglia Zidane si dedicò all'attività imprenditoriale, fu tra quelle famiglie che si dedicarono al commercio con le Calabrie, un commercio che non avuto essenzialmente per via marittima, che era quello il modo più semplice di comunicazione. E questa è un'attività che è proseguita anche nel Novecento. A Maiori, alcuni forse lo ricorderanno, si parlava dei cosiddetti giovani di magazzino, cioè quelle persone che andavano a fare i commessi nei negozi in Calabria ed erano comunque dediti a questo tipo di attività. E chiaramente questi contatti facevano sì che a volte alcuni maioresi per periodi più o meno lunghi o addirittura per sempre si stabilizzassero in Calabria. Il nonno di Nicola Zidane si chiamava anche di Nicola, per quell'usanza all'epoca diffusissima di dare ai nipoti i nomi dei nonni o comunque i nomi di famiglia, usanza che oggi tende un po' a scomparire, perché arriviamo più che libero di dare i nomi che vuole ai figli, però pensare che dando nomi di fantasia ai figli sia più moderne, penso che sia una grande stupidaggine. In realtà avere nomi di famiglia significa ricordare gli altri. Io porto un nome di famiglia, era quello di mio nonno, era quello del mio bisavolo, e così andasse più indietro. E io sono contento di portare questo nome. Se mi avessero messo un nome di fantasia, non ho più intende avere detto ai genitori miei perché non avete messo un nome di famiglia. Ma chiuso, diciamo, la parentesi,
il Nicola Zidane, dice io, il nonno del dottor Zidane, ha avuto un ruolo anche politico a Baioli, è stato consigliere comunale ed assessore comunale qui a Baioli e ha svolto la sua mansione politica in un momento difficile. La sua carica infatti venne a coincidere con due momenti tragici della storia di Baioli, l'alluvione del 1910 e il colera del 1911, e in questi momenti di difficoltà l'impegno di un politico si moltiplica. Il figlio di Nicola Zidane, a nome Vincenzo, è appunto il padre del dottor Nicola Zidane, il quale si trasferì poi in Calabria, tant'è che il dottor Nicola Zidane è nato in Calabria e non a Maiori. Ora non è mia intenzione soffermarmi nel dettaglio sulle opere del dottor Zidane, perché altri meglio di me lo faranno. Voglio però sinteticamente dire qual è la linea che è comune a tutte le opere del dottor Nicola Zidane. Egli ha indagato un fenomeno molto conosciuto, la cosiddetta questione meridionale. È una questione antica, alla stessa età dell'Unità d'Italia. E il dottor Zidane, nei suoi studi, ha avuto modo di approfondire, di verificare che la questione meridionale nasce a causa dell'Unità d'Italia, per meglio dire a causa del modo con cui fu realizzata l'Unità d'Italia. E quindi questo l'ha portato a rivalutare profondamente un governo e un periodo, quello borbonico, del quale a lungo si è detto tutto e solo il male possibile. Tant'è che se voi andate in un vocabolario, aprite un vocabolario e vedete e trovate l'aggettivo borbonico, questo oltre al significato letterale di latino, cioè alla casa borbonica, ha anche il significato di arretrato, di deficiente, per cui si parla di burocrazia borbonica per indicare un apparato pubblico che non funziona, si parla di esercito borbonico per indicare un esercito scortinato che non è utile alla difesa del paese, si parla di legislazione borbonica per indicare una legislazione condotta non rispondente ai bisogni del paese. Sono giudizi in realtà inventati che traggono origine da un fatto ben preciso, traggono origine cioè da quella versione che venne divulgata e imposta all'indomani dell'Unità d'Italia da coloro che l'avevano realizzata, cioè dai vincitori. L'Unità d'Italia è stato un evento di tortura e coloro che l'hanno realizzata hanno sentito subito la necessità e il bisogno di dare di quei fatti una loro versione. E questa versione è stata poi divulgata con tutti i mezzi di comunicazione dell'epoca, è stata divulgata dalle cattedre, è passata di generazione in generazione. E qual è questa versione ufficiale? Secondo questa versione, fino al 1860 l'Italia, essendo era divisa in più stati, e gli abitanti di questi stati soffrivano perché erano oppressi da tiranni crudeli e sanguinari, e ciò vale in modo particolare per il Mezzogiorno d'Italia, dove c'era una dinastia che viene considerata, secondo sempre questa versione, una delle più negative dell'Italia pre-unitaria. Si è parlato del governo borbonico addirittura come di governo di negazione di Dio. È chiaro che in una situazione del genere gli abitanti, soffrendo queste oppressioni e schiavitù, non desideravano altro che di essere quanto prima liberati. E ciò si verificò appunto nel 1860, quando, grazie all'opera, al sacrificio dei cosiddetti eroi, dei cosiddetti padri della patria, queste catene furono spezzate e sempre secondo la versione ufficiale, tutti accorsi liberatori con contentezza e a braccia aperte. Ora è una versione in sostanza che mette da una parte tutto il male possibile e dall'altra tutto il bene possibile. È la versione dei vincitori, la storia scrive lì, i vincitori mai lì. Quella frase che si attribuisce a Breno, Benictis, guai ai vinti, è una frase che è stata, è e sarà sempre attuale. Questa versione, se volete, era anche una versione che serviva in quel momento a cementare, a far nascere il concetto di nazione, l'attaccamento alla nazione, ma è una versione che già così a primo acchito crea qualche sospetto, perché non è possibile che tutto il bene sia da una parte e tutto il male sia dall'altra. D'altronde, nei primi decenni, quando sono fatti così traumatici, così di trasformazione radicale, è difficile avere un giudizio spassionato.
ci vogliono perlomeno alcuni decenni. E questo si è ripetuto. Pensate per esempio al giudizio sul fascismo. Fino a pochi anni fa, se una persona avesse non so, voluto mettere in luce anche gli aspetti positivi del fascismo, che pure li ha avuti, se qualche persona avesse voluto, non so, far notare che c'è stato un periodo in cui quasi tutti gli italiani erano fascisti, erano entusiasti del fascismo, beh, questa persona sicuramente sarebbe stata isolata nell'ambito scientifico, accademico, e forse avrebbe anche avuto, anzi, sicuramente avrebbe avuto quell'appellativo, che certamente non è gratificante per chi non è, chi non crede in ciò, l'appellativo c'è di filo fascista, addirittura di filo razzista. La cosa curiosa, che però si è verificata nel caso dell'Unità d'Italia, è che quando questa versione ufficiale, dopo 50-60 anni, poteva per così dire essere sostituito da una versione più spassionata, sono verificati due eventi, la prima guerra mondiale e il fascismo. Questi due eventi hanno avuto bisogno della versione tradizionale, perché avevano necessità di sviluppare il concetto di azione, di patria, e quindi quella versione tradizionale è stata ulteriormente rafforzata ed è arrivata fino ai nostri giorni. Nel periodo fascista mi è stato riferito che mentre adesso i bambini a scuola cominciano a studiare la storia dalla preistoria, come è giusto che sia, fino ai nostri giorni, c'è stato un momento in cui, poiché non tutti conseguivano la licenza elementare, molti si chiamavano in terza elementare, ebbene i bambini iniziavano a studiare la storia in terza elementare, non partendo dalla preistoria, ma partendo dal congresso di Vienna, 1815. Perché? Perché Mussolini ci teneva che i bambini che non proseguivano gli studi conoscessero la storia risorgimentale, sempre naturalmente secondo quella versione. E quella versione è arrivata fino ai nostri giorni. Io non sono una persona anziana, però ricordo benissimo che in quinta elementare io portai volutamente come argomento di storia a piacere la spedizione dell'Inter. E sapete perché? Perché a me bambino affascinò l'idea di una persona che con appena mille uomini era riuscita a sconfiggere il regno più grande dell'Italia preunitaria. I primi studi, così un po' più spassionati, rimontano al dopoguerra, erano studi però di Italia, non conosciuti dalle persone. E solo negli ultimi anni che quei studi un po' più spassionati si cominciano a divulgare. E questo è un merito anche del movimento neocorbonico. Io sono contento di aver conosciuto direttamente, perché indirettamente già vi conoscevo, ma direttamente, il movimento neocorbonico in quest'anno, nel 2011, proprio cioè nell'anno in cui vi ricordo si celebra il 150 anni di Unità d'Italia. E sono contento che in questo stesso anno, in cui Mario giustamente ha ricordato l'evento, c'è anche stato un incontro movimento neocorbonico. Sembra una contraddizione, qualcuno potrebbe dirmi, ma tra le celebrazioni unitarie e la presenza di un movimento che ha questo aggettivo neocorbonico c'è contrasto. Il movimento neocorbonico è una nota storata rispetto al clima delle celebrazioni unitarie. In realtà non è così, perché il movimento neocorbonico ha il pregio di farci vedere l'altra faccia della medaglia, cioè di farci comprendere alcune cose che sono state a lungo tempo taciute e che oggi però abbiamo e dobbiamo avere la maturità di conoscere. E io sono contento di aver conosciuto il movimento neocorbonico dopo che personalmente ho fatto degli studi su quel che avvenne negli anni tra il 59 e il 61 con riferimento alla costiera amalfitana. Perché? Perché nei documenti d'archivio uno può verificare che alcune affermazioni del movimento neocorbonico che potrebbero apparire un po' troppo di parte, un po' troppo forzate, in realtà tanto forzate non sono. E mi spiego meglio. C'è stato detto che i plebisciti segnarono l'adesione in massa delle popolazioni del generale al nuovo governo. Non a caso il padre Emanuele si definì re, non solo per grazia di Dio, ma anche per volontà della nazione. Però, quando io una volta, da una parte di vedere i risultati dei plebisciti qui comunque per comunque, naturalmente tutti con una schiacciante maggioranza del sì, però al tempo stesso di vedere, di leggere i documenti d'archivio, non tratti da storici borbonici, nostalgici, ma da autorità governative, quindi da autorità piemontesi, che c'era un fenomeno di resistenza fortissimi della popolazione.
quando un rapporto del delegato di pubblica sicurezza da Paolo dice che il consigliere Amalfitano, salvo pochissime eccezioni, tutti sono contro il nuovo ordine di cose, quando nei giorni stessi del plebiscito centinaia e centinaia di abitanti della Corsia risorsero con le bandiere borboniche al video di Pio Francesco II, beh, evidentemente la storia che ci è stata raccontata non risponde troppo a vero. Ci è stato detto che i briganti, almeno come sono stati presentati, erano sostanzialmente delinquenti comuni. Non sono mancati delinquenti comuni anche tra i briganti, ma in realtà molti di questi briganti erano persone che combattevano per degli ideali, cioè per riportare sul trono il loro, quello che considerava il loro legittimo re, Francesco II, e anche in difesa della religione, perché altro aspetto che ci è stato sottaciuto è che molti dei cosiddetti padri della patria erano anticlericali e non poco. Ora, io non voglio certamente, perché spasserete da un eccesso all'altro, negare il merito e le ragioni dei vincitori. Non a caso, sabato prossimo, noi ripeteremo a Maioni le celebrazioni dell'Unità d'Italia e ricorderemo in quell'occasione anche alcuni dei vincitori. Ma è giusto e doveroso al tempo stesso riconoscere anche le ragioni dei vinti, cioè far capire finalmente che coloro che combattevano per un altro ideale non sono stati dei malfattori, sono state delle persone che hanno perseguito degli ideali. Che la storia era condannata alla sconfitta, ma non per questo non meritevoli di apprezzamento. Vedete, ci sarebbero stati.